Oggi parliamo di rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Domanda del Padre Nostro molto particolare. Ha tantissime stranezze questa domanda che facciamo nel Padre Nostro rispetto a tutto il resto delle cose che si chiedono nel Padre Nostro. Per esempio, la prima cosa strana è che parliamo esplicitamente di una cosa che facciamo noi, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È l'unica volta nel Padre Nostro che si dice qualcosa che facciamo noi. Nessun altro caso, no? Anche, che ne so, uno dice sia santificato il tuo nome e noi lo santificheremo. Non diciamo così, diciamo solo oh Dio santifica il tuo nome. Oppure, non so, dacci oggi il nostro pane quotidiano e noi, che ne so, diamo il pane a qualcun altro. No, solo questa domanda c'è un atto nostro. Perché? Perché solo questa domanda? Cioè, c'è un motivo per questo fatto. E poi è anche un po' strano il fatto che in qualche modo subordiniamo ciò che chiediamo a Dio a ciò che facciamo noi. Perché noi gli diciamo a Dio, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cioè stiamo dicendo al Signore il contrario di quello che diciamo di solito. Perché di solito diciamo al Signore che siamo noi che dobbiamo imitare Lui. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, dice Gesù esplicitamente nel Vangelo. Qua invece diciamo a Dio, fai tu come facciamo noi, imitaci. Domanda. Dice forse Gesù si è sbagliato, ci sarà un errore di stampa nel Vangelo. No, è proprio così. Anzi, pensate che la cosa carina è che alla fine nel Vangelo di Matteo, che è quello che noi seguiamo per questa versione del Padre Nostro, alla fine del Padre Nostro, dopo aver insegnato il Padre Nostro, Gesù continua a parlare e riprende solo una frase del Padre Nostro, questa, e la riprende per sottolineare ulteriormente questo aspetto. È il primo testo che trovate sul foglietto che abbiamo, Matteo 6. Gesù insegna, voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Prima parte. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. E poi continua, se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Poi nel caso non aveste capito bene, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Vedete che riprende e sottolinea proprio questo legame, il legame fra ciò che facciamo noi e ciò che fa Dio. Per cui è ben strana come domanda, perché è l'unica volta che nel Padre nostro chiediamo qualcosa ma con una clausola, diciamo a Dio, sì però questa cosa calcola, Signore, che devi farla come la facciamo noi. Perché? Perché chiediamo questa cosa? Non ci converrebbe dire solo, Signore, perdonaci. Rimetti a noi i nostri debiti, punto. Meglio, no? Invece no, c'è da capire qualcosa. Ora poi proveremo a chiarirci un po' le idee. Allora, anzitutto cerchiamo di capire che cosa non significa questa domanda del Padre Nostro, cioè quale potrebbe essere un'interpretazione un po' banale o come abbiamo detto altre volte un po' carnale del Padre Nostro, cioè un'interpretazione non secondo lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, ma un'interpretazione solo secondo un'umanità non illuminata. Allora potrebbe essere che noi diciamo così, perdonami Signore, cioè io so che faccio male, no? Che sbaglio delle cose, che sì, è così, purtroppo mi sento in colpa per le cose che faccio, Signore perdonami, anch'io perdonerò gli altri. Che cosa intendo per perdonami? Perdonami Signore, cioè non mi far più sentire questo senso di colpa, questo peso sul cuore che sento per il male che ho fatto, no? Toglimi questo peso dal cuore. E io sarò buono con gli altri, io perdonerò gli altri.
Questa, vi dicevo, è l'interpretazione sbagliata, non è questo, ok? Questa è un'interpretazione appunto non spirituale. Da cosa lo capiamo subito che non è spirituale? Beh, anzitutto che è individualista, no? Ci sono io, i miei errori, il mio sbaglio, i miei peccati, il mio senso di colpa, che è il senso di colpa è una dinamica non spirituale, è una dinamica psicologica, che sento di aver sbagliato. Il senso di colpa può essere vero o falso, no? Non c'entra niente di per sé con la verità. Tu puoi sentirti in colpa falsamente o puoi sentirti in colpa giustamente, è diverso dal senso del peccato. Allora, quindi è individualista, è psicologica come dinamica, cerca il sollievo dal senso di colpa e appunto, e poi è come, e io poi, e io perdono agli altri, o magari guarda, io perdono agli altri così tu mi perdoni. Non è questa l'impostazione della giusta della domanda. Vi dicevo, questa è un'impostazione senza spirito, come se non avessimo pregato la prima parte del Padre Nostro, mentre noi l'abbiamo pregata la prima parte del Padre Nostro, e abbiamo detto, abbiamo chiesto a Dio un sacco di cose, e quindi è chiaro che non può essere questo il significato, perché noi abbiamo detto, abbiamo chiamato Dio Padre, abbiamo detto che siamo figli, che siamo fratelli, abbiamo detto a Dio fatti conoscere, ti vogliamo lodare, dacci lo Spirito Santo che è il tuo regno che viene in noi, compi il tuo progetto di salvezza, noi anche ci inseriamo, dacci il pane quotidiano, il pane che è Cristo. Tutte queste cose le abbiamo chieste, perché? Perché questa è la preghiera dei battezzati, è la preghiera di coloro che già conoscono Dio, già sono figli di Dio, già hanno sperimentato la salvezza, già si sono inseriti nel progetto di Dio, già vivono l'unità del corpo di Cristo che è la Chiesa, come abbiamo detto tante volte. Allora, che cosa vuol dire questa domanda? Può essere interessante, ma così come nota a margine, vedere quando è che nel Padre Nostro si comincia a parlare del male. Verso la fine. Se ne parla tanto, perché il perdono e poi non ci dura in tentazione, liberaci dal male, quindi si parla tanto del male nel Padre Nostro, però se ne parla alla fine. Cioè, il peccato non è la prima cosa di cui parliamo con Dio. È importante quest'ordine. Il peccato è tantomeno il male in assoluto, il demonio per esempio, anzi il demonio sta proprio alla fine. Se invece interpretiamo, viviamo la nostra fede avendo al centro come concetto base, no? Come la questione del nostro peccato, oppure la questione del male, non è corretto, perché non è questo l'ordine delle domande, ci sono altre cose prima, se no è come se invertissimo e impazzisse un po' l'ordine di questa preghiera. Allora, ma andiamo sul testo proprio, perché diciamo rimetti a noi i nostri debiti? Perché il Vangelo di Matteo usa questo linguaggio, rimetti a noi i nostri debiti. Perché sceglie proprio debiti come parola? Avrebbe potuto dire perdonaci i nostri peccati. Infatti San Luca, che scrive per una comunità greca che avrebbe avuto difficoltà a capire questo linguaggio, traduce con perdonaci i nostri peccati, poi mantiene la parola debitori, ma lo traduce. Invece Matteo usa debiti perché? Perché in aramaico, che era la lingua che parlava Gesù, la parola obà vuol dire debito nel senso economico, ma anche nel senso del peccato. Perché questa cosa? Che cos'è? Perché Matteo, fra tutte le parole che può usare per dire questo concetto, usa proprio debito? Perché debito, la parola debito c'ha un grande vantaggio. Primo, non è una parola religiosa, ma è una parola comune. È una parola di soldi, se no si parla di soldi, quindi si capisce molto meglio. È una parola che si capisce bene. Non è una parola religiosa. Se noi diciamo peccato, potrebbe essere qualche cosa che ha a che fare con Dio, con le divinità, perché non è una parola solo della Bibbia, è una parola che c'è anche nella cultura greca, nella cultura romana, cioè riguarda ogni religione un po' il concetto di peccato. Potrebbe avere a che fare anche con una legge, con la legge divina, oppure
con l'infrazione di una norma. Invece debito, stiamo parlando di soldi e stiamo parlando di relazioni. Perché? Perché non essendoci il sistema bancario all'epoca, un debito ce lo potevi avere solo con una persona che ti aveva prestato dei soldi. Quindi, parlando di debito, stiamo parlando di relazioni fra persone. Direttamente, sei in debito quando tu non hai soldi, ma ti servono i soldi, e un altro ti dà dei soldi suoi e tu glieli devi restituire. Allora, nel frattempo, prima di restituire, sei in debito. È chiaro che il debito è una situazione scomoda, sgradevole, non è la normalità. Perché? Perché il debito che hai con l'altro, il fatto di dovergli qualcosa, ti lega in qualche modo. È tremendo avere dei debiti, no? Perché ti lega, cioè stai sempre un po' in ansia, non riesco a restituire. Insomma, è pesante. E poi tenete presente che, appunto, in una cultura un po' più antica rispetto alla nostra, tu quando prendevi una cosa, quando ricevevi una somma in credito, in prestito, dovevi dare un pegno, dovevi dare, che ne so, una cosa, dovevi dare la tua casa in pegno. Se non ti restituisco i soldi entro un anno, questa casa che è mia diventa tua, no? Cioè, quindi è legato il debito alla questione anche di cosa possiedo. Quelli più poveri, che non avevano niente, davano in pegno il proprio mantello. Allora, nella Bibbia c'è una legge che dice: se uno ti dà in pegno il mantello perché proprio non ha altro, ha solo il mantello, allora tu puoi tenerlo in pegno solo durante la giornata, la notte glielo devi ridare. Perché glielo devi ridare? Perché se non ha altro vuol dire che questo dorme all'aperto, e allora il mantello per lui è la coperta, e quindi non glielo puoi togliere, se no muore di freddo. Quindi, anche se ha preso una cosa a prestito da te, il mantello comunque glielo devi ridare. Ma c'erano casi in cui uno, diciamo, ipotecava, dava impegno le cose che aveva, dava impegno e non riusciva a restituire, allora le cose diventavano degli altri. Addirittura, se tu non avevi proprio modo di pagare il tuo debito, vendevi te stesso, cioè diventavi tu proprietà dell'altro, schiavo dell'altro, tu e tutta la tua famiglia. Quindi il debito è legato al tema economico, ma anche al tema della libertà, perché un debito non pagato è qualcosa che ti lega e fin anche ti mette in una situazione di schiavitù, cioè di appartenere all'altro. Ma c'è anche un altro tipo di debito, che ce l'abbiamo anche noi nella nostra cultura uguale. È il debito in cui ti metti se fai un danno a un altro. Se tu a uno gli rompi un braccio, devi pagare un indennizzo, no? Cioè il danno che fai a lui viene quantificato e tu sei in debito verso di lui perché gli hai fatto un danno. Questa cosa c'è anche nella Bibbia, e solo che arriva fino a un certo punto, cioè fino a un certo punto si tratta di debiti economici, poi si comincia con i debiti quelli un po' più radicali. Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, no? C'è la famosa legge del taglione che stabilisce una giustizia paritaria, cioè la restituzione, il risarcimento deve valere lo stesso del danno. Non è che tu ammazzi un fratello e io ti stermino tutta la famiglia. No? Quindi è un principio di equivalenza, no? Ecco, allora, chiaramente poi noi l'abbiamo superato, noi non stabiliamo più un risarcimento, tu mi hai ammazzato uno, io dunque ho il diritto di ammazzarti un altro, no? Noi abbiamo, diciamo, messo tutto sul piano economico, per cui anche se tu mi ammazzi una persona, mi devi risarcire economicamente, no? Mi devi dare, che ne so, 500.000 euro perché hai messo sotto mio padre, no? Bene, allora, quindi ci sono due tipi di debito. Il debito, io devo qualcosa a qualcun altro perché lui mi ha prestato dei soldi, un debito direttamente economico, oppure perché io l'ho danneggiato.
Quindi qualsiasi danno che io faccia a un altro mi mette in una situazione di debito verso di lui. E allora la parola prese anche il significato di ogni danno che tu puoi fare a un altro, quindi ogni male che puoi fare a un altro, quindi ogni peccato che puoi fare a un altro. Ogni peccato che fai a un altro ti mette in una situazione di debito verso di lui. E quindi la parola debito era venuta a significare in senso ampio anche i peccati, il male che si fa. E quindi c'era questo linguaggio del perdono del male fatto come appunto remissione del debito. Ma è interessante che c'è anche una pagina biblica che parla proprio di questo, perché i debiti in Israele avevano una caratteristica, che non erano eterni. Perché non erano eterni? Perché ogni 7 anni veniva l'anno sabbatico, che era un anno di riposo della terra, non si doveva coltivare, si dovevano mangiare solo le cose che spuntavano spontaneamente dalla terra, e è l'anno della Shemittà, vuol dire l'anno della remissione, dice il libro del Deuteronomio al capitolo 15. Il 7° anno tutti i debiti vengono azzerati. Un condono, l'amnistia, non so, chiamatelo come condono dei debiti. Ogni 7 anni, e c'era anche un'altra legge di cui ci parla invece il libro del Levitico, per cui ogni 50 anni, cioè 7 volte 7 anni, c'è il Giubileo. Il Giubileo anche è un anno di grandissima remissione, in cui non solo i debiti vengono azzerati, non solo la terra deve riposare, ma anche le transazioni immobiliari vengono azzerate. Tu hai venduto un campo a Peppino, il campo torna a te. Per questo il valore degli immobili variava a seconda della prossimità o meno al prossimo Giubileo, perché se io ti vendo una cosa, se io ti vendo un campo l'anno prima del Giubileo, tu avrai un solo raccolto. No, perché l'anno del Giubileo si azzera tutto e si ritorna. Si discute se questa legge sia stata mai applicata veramente così, ma il principio che c'è sia per l'anno sabbatico che per l'anno del Giubileo è che Dio dice: perché ricordatevi tutti che siete stati schiavi in Egitto e io vi ho liberati, e la terra su cui state ve l'ho data io, non è vostra, siete stranieri, ospiti, pellegrini. Ok? Cioè, ricordati. E come fai a ricordarti che sei stato schiavo tu e quindi non puoi rendere un altro schiavo in modo permanente? Che sei stato liberato tu e quindi devi liberare a un certo punto, che ciò su cui stai, la terra su cui stai, te l'ho data io, l'hai ricevuta in regalo, quindi non è una cosa pienamente tua che ne fai quello che vuoi, la vendi e la compri come ti pare. A un certo punto si torna all'origine, si azzera tutto. Questa è la remissione. Si azzera tutto. La remissione è questo azzeramento di ogni debito. Quindi il riferimento biblico è molto, molto forte, era molto chiaro anche nella mente di tutti quanti. E pensate che questa storia dell'anno di remissione Gesù la cita proprio all'inizio del suo ministero, perché Gesù viene battezzato, poi torna nella sua patria a Nazareth e va in sinagoga. Un sabato si alza, legge un brano del profeta Isaia e poi lo commenta. È raccontato nel Vangelo di Luca al capitolo 4, e sceglie un brano che parla proprio di questo. Dice: lo Spirito del Signore è sopra di me e mi ha mandato a proclamare l'anno della liberazione, un anno di grazia, e perché i ciechi vedano, gli zoppi comincino a camminare, cioè un anno in cui appunto tutti i debiti vengono rimessi. Quindi Gesù dice: la mia missione è proprio questa, è arrivato il Giubileo, diremmo, è arrivato l'anno della remissione in cui tutti i debiti vengono azzerati, si ricomincia da capo. Questa è la mia missione. Vi dicevo, è importante perché lui la cita proprio al principio della sua missione, cioè sta dicendo: oh, guardate che io sono venuto per fare questa cosa. In me questa tradizione, questa legge dell'Antico Testamento diventa una realtà più grande. Allora,
effettivamente poi nel ministero pubblico di Gesù, Gesù che predica, che guarisce i malati, che fa i miracoli, ogni tanto torna il tema della remissione dei debiti, del perdono dei peccati, tant'è che la gente si scandalizzava anche un po' perché Gesù frequentava, come sapete, i peccatori, no? Quelli che erano pubblici peccatori, pubblicani, tutti sembrava se li scegliesse apposta, tutti i peggio, lui ci andava. No? Cioè andava a pranzo da Matteo, Levi, Matteo, l'apostolo, appunto, il pubblicano, e lui ci va a pranzo. E tutti mormorano, diciamo, è andato a casa di un peccatore. Oppure, per esempio, a casa di Zaccheo, anche altro pubblicano. Oppure, non so se vi ricordate quella scena del Vangelo di Matteo, sempre molto carina, Matteo, Marco, in cui calano davanti a Gesù dal tetto un paralitico. Glielo calano perché c'è troppa gente, quindi scoperchiano il tetto, abbassano questo che sta paralitico davanti a lui. Che cosa sperano tutti? Beh, fa un sacco di miracoli, mo lo guarisce. E invece Gesù, gli calano davanti sto paralitico, lui lo guarda, il paralitico lo guarda, dice mo mi guarirà, e Gesù invece gli dice ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora il paralitico rosica, la gente, perché voleva essere guarito, la gente mormora, dice ma chi è costui che perdona, come si permette questo di perdonare i peccati, solo Dio può perdonare i peccati. Allora Gesù gli fa, ah sì? Allora visto che non ci credete che io perdono i peccati, perché voi crediate che io posso perdonare i peccati, alzati e cammina. E quello si alza e cammina, perché lui gli dice, che cosa è più facile dire, ti sono perdonati i peccati o alzati e cammina? È più facile dire ti sono perdonati i peccati, perché se io ti dico ti sono perdonati i peccati, non si vede la cosa, non si vede se è successo o non è successo. Invece dire alzati e cammina, quello poi invece resta steso, se ci fai una figuraccia si capisce che stai mentendo, no? Ecco, allora dice, visto che è più difficile dire alzati e cammina, per farvi vedere che io posso perdonare i peccati, alzati e cammina, quello si alza e cammina. Allora vedete che posso perdonare i peccati? No? Cioè, è una cosa centrale per lui. Io sono venuto per portare la remissione dei peccati, il condono di tutti i debiti, l'amnistia generale. Famo finta che c'è successo e niente, ricominciamo tutto da capo, tutto azzerato. Chi ha avuto, chi ha dato, si ricomincia. È molto. Il punto è che non si capiva bene che cosa intendesse mentre appunto, perché poi questo va in giro con un po' di gente, va in giro a predicare, ma che vorrà dire questa remissione, questo perdono dei peccati? Allora, è chiaramente una cosa che si capisce bene per noi nel momento in cui abbiamo presente la passione, morte e risurrezione di Gesù, perché per noi cristiani il punto in cui vediamo proprio il perdono dei peccati, come sempre diciamo, è la croce di Cristo, la sua passione, morte e risurrezione. Perché la croce di Cristo è il perdono dei nostri peccati. È una cosa un po' forse, un po', non so se un po' misteriosa, molto bella. È uno di quei punti del cristianesimo così centrali, la questione della croce, dei peccati, che di quelle cose che uno sente sempre, ma poi concretamente dici, ma perché il fatto che Gesù è morto sulla croce c'entra con i miei peccati? Che c'entra? Perché? No, perché è pure un'affermazione forte. San Paolo dice, Gesù è morto per i nostri peccati, crocifisso per le nostre colpe, è risorto per la nostra giustificazione. Cioè, è proprio un punto chiave. Allora, cerchiamo di capirlo. Dobbiamo prima dire che cos'è il peccato, questo debito, vi dicevo, è una parola che viene scelta perché è una parola relazionale, quindi stiamo parlando delle relazioni fra le persone. Che cos'è allora il peccato? Il peccato è il contrario della relazione, la rottura della relazione, tutto ciò che rovina una relazione con qualcuno, quindi ciò che ti mette in uno stato di separazione, di alterità, di distanza rispetto a un altro. Ricordatevi l'immagine della parabola del figlio il prodigo. Il figlio il prodigo se ne va di casa, rompe la relazione col padre. Tu per me sei morto,
questa è proprio la rottura della relazione. Dammi l'eredità perché per me è come se non ci fosse. Più di così, no, sei morto vuol dire che la relazione l'ho proprio distrutta perché t'ho cancellato, t'ho fatto una X sopra. Questo è il peccato, tutto ciò che rovina e distrugge la relazione con l'altro. Ok? Allora, il perdono dei peccati sarà quindi un ritornare nella relazione, ricostituire la relazione, riconciliarsi. Non è cioè il peccato una questione di rapporto fra me e la norma, la legge. Non si deve fare questa cosa. Io l'ho fatta, ho sbagliato. Non è questo il peccato nel senso della scrittura. Nel senso della scrittura il peccato è: io sono amico suo, oppure io sono fratello suo, parente suo, figlio suo, lo mando a quel paese, rompo la relazione, lo tradisco, gli faccio qualcosa, questo è il peccato. Se poi invece torniamo di nuovo amici, di nuovo fratelli, così, questo è la remissione dei peccati, questo è il perdono, questo è il ritorno. C'è un esempio molto, molto, molto famoso anche. Sapete, il peccatore per eccellenza nella Bibbia è il re Davide, che ha scritto anche il Salmo 50, che è il Salmo per eccellenza in cui si chiede il perdono, quello che si dice il venerdì mattina. Perché Davide è il peccatore per eccellenza? Non perché abbia fatto una strage, che ne so, che ha ucciso un... No, ma perché ha tradito un amico. Quando? Lui era re di Israele, sarebbe dovuto andare a combattere con il suo esercito, invece un anno non gli va, sta spaparanzato nella reggia, gira così, passeggia sulle terrazze della reggia, vede una donna che gli piace nella casa di fronte, dice: ma carina questa, chi è? Mandatemela a chiamare. Costei si chiamava Betsabea, ma ahimè era moglie di un altro. E di chi era moglie? Di uno del, non proprio il capo dell'esercito, ma comunque di un soldato di Davide, quindi di uno che era legato da un rapporto di fedeltà a Davide, che combatteva per lui. Cioè Davide stava alla reggia a grattarsi la panza e questo, che si chiamava Uria e non era manco ebreo, era ittita, stava a combattere per Davide. E Davide che fa? Prima gli piglia la moglie, poi però non si vuole far scoprire, ma resta fregato perché la moglie resta incinta. Ricordate la storia? E allora poi che fa? Per cercare di coprire tutto questo macello che ha fatto, che se si scopre che la moglie è incinta, tutti sapranno che è andata con un altro, con chi è andata? Beh, è andata a casa del re, sarà andata col re. Allora che fa? Chiama Uria e gli dice: anche se l'esercito è in guerra, tu fai a casa, riposati con tua moglie, fate una cenetta, fate una cosa, sperando che Uria faccia l'amore con la moglie, e così dice: vabbè, è incinta del marito. Invece no, perché Uria non lo fa, dice: no, ma ti pare, il mio esercito, tutti i miei compagni sono in guerra, io non posso stare a casa a spassarmela con la moglie. Davide disperato, no, Dio, ma che faccio? E allora fa una cosa terrificante, scrive un biglietto in cui dice: mettete Uria in prima fila la prossima volta che fate un attacco contro il nemico e poi ritiratevi e lasciatelo solo. Chiude questo biglietto e lo dà a Uria. E gli dice: porta questo a Joab, che era il generale. E Uria quindi va portando il messaggio della sua condanna a morte senza saperlo. No? Bene, muore, Davide si piglia Betsabea, sembra tutto finito, se non che Dio gli manda un profeta. E questo profeta arriva e non gli dice subito: Davide, che hai fatto? Hai fatto un macello, come ti permetti? Sei il re di Israele, guarda che macello che hai fatto. Gli racconta tutta una storiella su altre due persone. Gli dice: sai che è successo? L'altro giorno è successo che c'era un uomo ricco. Quest'uomo ricco a un certo punto ha ricevuto una visita e invece di prendere una pecora delle sue, del suo gregge, è andato da un uomo povero, gli ha fregato l'unica pecora che aveva, l'ha ammazzata per offrire la cena al suo amico. E Davide: ah, ma te pare, che ingiustizia, che cos'è? Cioè Davide riconosce l'ingiustizia, si scalda tutto, dice: ma non è possibile. E il profeta gli dice: tu sei quell'uomo, sei tu che l'hai fatta questa cosa, quando hai fatto uccidere Uria per prenderti la moglie, sei tu che hai tradito il tuo amico, hai tradito l'alleanza con Dio, hai tradito tutto. E Davide dice: sì, è vero, ho fatto un macello.
Qui c'è la grandezza di quest'uomo. È il più grande peccatore della Bibbia, portato proprio come l'emblema del peccato, ed è colui anche che ha detto l'amico di Dio, un uomo secondo il cuore di Dio. Perché un uomo secondo il cuore di Dio? Non perché non ha fatto cavolate, perché appunto ne ha fatte di cavolate, ma perché è un uomo che cerca la verità e quando non la trova da solo, ma è Dio che gliela mette davanti la verità, la riconosce, dice sì, è vero. Cioè non difende se stesso rispetto all'accusa, dice sì, è vero, ed è disposto poi anche a pagare le conseguenze di questo peccato, perché il figlio, questo figlio avuto da Bezzabea, in realtà poi morirà, ci sarà tutta una storia, e poi avrà un altro figlio che sarà Salomone con Bezzabea. Allora, il peccato è la rottura della relazione. Per questo Davide è l'emblema del peccatore, proprio perché ha rotto la relazione con Uria l'ittita. Non capiamo niente, invece, se impostiamo la questione sul rapporto con la legge, con la norma. Perché il rapporto con la legge è un rapporto impersonale. Questa cosa non si deve fare. Io la faccio, accidenti, l'ho fatta. Ma non si capisce il danno verso chi lo sto facendo. Mentre in una relazione personale, se noi siamo amici e io invece parlo male di te, beh, si capisce. Ti sto danneggiando, ho tradito la tua fiducia. Questo è il peccato. Per cui il perdono del peccato è la ricostituzione della relazione dove era stata rotta. Cristo, in che senso ha perdonato i nostri peccati sulla croce? Ci sono il Nuovo Testamento dice questa cosa in tanti modi molto belli. Ve ne leggo un paio. C'è un testo della prima lettera di Giovanni e poi un testo della seconda lettera ai Corinzi. Usano due immagini per dire il perdono dei peccati che è avvenuto in Cristo. Cominciamo da Giovanni. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. Quindi dobbiamo ricevere una vita. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, come non può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Questa frase è molto frequente negli scritti di San Giovanni. Ma torniamo su quella prima. Dio ci ha amati e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Sapete, le vittime di espiazione erano degli animali che venivano sacrificati. Venivano sacrificati per i peccati, per purificare gli uomini dai peccati. E c'era un rito un po' strano che si faceva, che viene raccontato per esempio nel libro dell'Esodo. Quello che doveva essere purificato metteva le sue mani sull'animale, sulla testa dell'animale. Quindi, che ne so, c'era un ariete e quello che offriva il sacrificio per essere purificato metteva le sue mani sull'ariete, sulla testa dell'ariete, e poi l'ariete veniva ucciso. Che cosa voleva dire questo gesto? Che il mio peccato veniva trasferito, passato sull'animale. E quindi l'animale era la vittima di espiazione, cioè prendeva su di sé il peccato dell'uomo che veniva riconciliato con Dio. E poi si faceva tutto un rito col sangue, si metteva il sangue sull'altare, vabbè, tutta una cosa. Allora, Gesù è la vittima di espiazione, dice San Giovanni, cioè è quello che prende su di sé i nostri peccati. Infatti vi ricordate che nella messa diciamo: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato, che vuol dire colui che porta il peccato del mondo, dice il profeta Isaia. Egli si è caricato delle nostre colpe, era come un agnello mansueto condotto al macello, portava le colpe di tutti, ma noi non lo sapevamo. In che modo portava le colpe di tutti? Perché quello che noi crediamo è che nella passione e croce di Gesù
si sia, Gesù abbia preso su di sé il male, lo stato di peccato dell'uomo. Che cos'è il peccato? Abbiamo detto è la rottura della relazione. Lo stato di peccato è la separazione. E infatti Gesù nel Vangelo, nella passione, è completamente solo. È separato da tutti, è abbandonato persino dal Padre. Dice, cioè si sente separato dal Padre nella solitudine più assoluta, tant'è che dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? No? Cioè io sono separato da te, io sono proprio appunto nello stato del peccato, della separazione da te, cioè sono nella solitudine, separato da te, separato dagli altri. Anche perché? Perché tutti mi odiano, no? Tutti mi odiano ingiustamente. Solo che quello che nell'uomo è la conseguenza del proprio male, cioè io ho litigato con questa persona, sono stato ingiusto, l'ho tradito e quindi si è rotta la relazione, invece lui lo vive da innocente. Leggiamo il testo dopo di San Paolo, che è molto bello. L'amore del Cristo, infatti, ci possiede. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti. E dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché, affinché, quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per lui, per colui che è morto e risorto per loro. Così non guardiamo più nessuno alla maniera umana, e se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Uno è morto per tutti, e quindi tutti sono morti. Tutti sono morti. E dice San Paolo, quindi la cosa è, il punto è, entrare in Cristo. Se uno è in Cristo, è una creatura nuova, cioè è uno che è morto ma è rinato, è risorto. Perché in Gesù c'è stata la morte e la morte del peccato, ma la risurrezione. Allora se tu sei in Lui, sei morto e sei risorto, sei una creatura nuova. E poi spiega. Tutto questo però viene da Dio che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo dunque siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta, vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, cioè colui che era innocente, Dio lo fece peccato. Dove lo fece peccato? Nella passione e sulla croce. Perché? Perché Cristo prende su di sé le conseguenze del male senza aver compiuto il male. Prende su di sé la separazione da Dio, la separazione dagli uomini, l'odio degli uomini, la condanna a morte in mezzo ai malfattori. Vi ricordate, tutti i Vangeli dicono che lui fu crocifisso in mezzo a due malfattori, fu annoverato tra i malfattori, dice San Pietro, cioè ha vissuto una morte da colpevole, non essendo colpevole. Perché doveva vivere questa cosa? Il Figlio di Dio perché doveva appunto entrare in questa separazione, entrare nel male, entrare nel peccato? Proprio perché così noi potessimo relazionarci con Lui e vivere anche noi, dentro di noi, la stessa cosa, cioè la morte del peccato e la risurrezione nella vita nuova. Questo è ciò che noi viviamo sacramentalmente, lo viviamo nel battesimo, lo viviamo nella confessione quando rinnoviamo il nostro battesimo, lo viviamo nell'Eucaristia, lo viviamo in tutti i sacramenti, cioè ogni volta che noi ci uniamo al Signore Gesù,
si ravviva in noi questa dinamica, muore il peccato e invece risorge l'uomo nuovo. È quello che San Paolo chiama l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, oppure la carne e lo spirito. C'è qualcosa che deve morire e c'è qualcosa che invece deve vivere, qualcosa che deve diminuire e qualcosa che deve crescere. Allora, Gesù è morto e risorto perché noi possiamo appunto vivere la stessa cosa interiormente, perché entriamo dentro di Lui. Questo, dice San Paolo, l'ha fatto Dio per riconciliarci con Lui. Che cosa vuol dire riconciliarci? Proprio il perdono, no? La riconciliazione è due persone hanno rotto la relazione e invece si torna in relazione. Chi fa il primo passo? Il primo passo lo fa Dio. Dio ci ha amati per primo, diceva San Paolo. Dio ha mandato suo figlio, diceva San Giovanni, Dio ha mandato suo figlio per riconciliarci. È Dio che fa le cose per primo. E allora perché nel Padre nostro diciamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? E notate bene che la forma greca del verbo dice letteralmente come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, cioè siamo noi i primi. È strano, no? Se il perdono è il ristabilimento di una relazione e quindi si torna nella relazione, qual è la conseguenza del perdono? Leggiamo Luca, nella prima pagina, Luca 7, un episodio molto carino della vita di Gesù che parla proprio di questo. Cosa succede quando c'è la remissione dei debiti? Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro presso i piedi di lui, perché non mangiavano seduti ma mangiavano appoggiati e mezzi sdraiati, quindi i piedi erano messi lontani dalla tavola, quindi lei si mette un po' lontano dalla tavola dove stanno i piedi di Gesù, non va sotto il tavolo. E, stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Una scena un po' così, un po' sentimentale, appunto dice questa, entra questa, disperata piange, li bagna i piedi con le lacrime, poi con i suoi capelli, li asciugava con i suoi capelli, anche una cosa un po' schifosa, no? Ma insomma, portate l'asciugamano, no? Fai cosa, vabbè. E poi li cospargeva di profumo, sono dei gesti molto, molto eclatanti, no? Molto, infatti la gente, vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse, Simone, ho da dirti qualcosa, ed egli rispose, di pure maestro. No? Genio di... Sì, dimmi. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due, condono dei debiti. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, suppongo sia colui al quale ha condonato di più. E gli disse Gesù, hai giudicato bene. Qual è il risultato del condono del debito? L'amore. Chi di loro, un creditore, condona il debito a tutti e due, chi di loro lo amerà di più? Quello a cui ha perdonato di più. Qual è il risultato del perdono? L'amore. Della remissione del debito. L'amore. E infatti, Gesù continua, volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Cioè tu non hai fatto i gesti normali dell'ospitalità di una persona importante e invece lei ha fatto esageratamente. Cioè lei mi sta amando di più di te. Perché lei mi sta amando di più di te? È logico. Perché lei è stata perdonata e tu no.
Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Cioè dal fatto che ha molto amato, io capisco che lei è stata molto perdonata. Tu invece, che sei asfittico, perché sei asfittico? Perché non fai manco il minimo dell'amore? Perché tu non sei stato perdonato. Quindi lei si è sentita molto perdonata, cioè lei ha sentito di aver avuto dei grandi errori, dei grandi peccati e che c'è stato il condono, cioè le è stata data la possibilità di ricominciare, la remissione, appunto diceva Gesù, l'anno di liberazione, l'anno di grazia. Questa donna ha sentito che questo profeta, quello che lui diceva, era per lei un voltare pagina, che si ricominciava e che ciò che era stato non contava più e che si ricominciava da capo, e il cuore le è esploso di amore e quindi comincia a fare gesti un po' inconsulti come fanno gli innamorati. Mentre tu, che sei un precisetto, fariseo, che misuri sempre tutto, non ami per niente perché tu il perdono non l'hai vissuto. Come si vede se uno è stato perdonato? Dal fatto che ama. Come si vede che uno è stato amato? Dal fatto che ama, diceva San Giovanni nel Vangelo. E infatti poi conclude Gesù, poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati, che è la solita cosa che dicono. E lui però dice, ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Cioè, è il fatto, non è che io adesso ti sto dicendo che ti sono perdonati i peccati, perché tu già hai creduto di essere stata perdonata e per questo mi stai amando. Capite? È l'inverso, no? Non è che siccome molto ama, allora la perdono. Non funziona così, è il contrario. È il contrario. Non è che siccome questa è così caruccia con me, dai, allora facciamo una gara. Chi è più caruccio con me? Tu Simone, non molto, allora non ti perdono. Invece lei è molto caruccia, la perdono. Non è questo il senso, è il contrario che sta dicendo Gesù. Dal fatto che lei ama molto, io vedo che lei ha vissuto un grande perdono, che lei ha vissuto la remissione dei debiti, l'azzeramento, il ricominciare, la cancellazione di tutto, una vita nuova. Come l'ha vissuto? Non lo sappiamo, l'avrà intuito, avrà sentito Gesù che predicava, che ne so, qualcosa del genere. Come si vede quando il perdono arriva? E qui arriviamo al punto anche al perché la domanda del Padre Nostro è fatta così. Si vede da ciò che uno fa. Cioè, se tu sei stato perdonato, ti sei sentito perdonato, il che vuol dire che hai coscienza del tuo peccato, come Davide, e ti rendi conto del male che hai fatto e delle conseguenze del male che ci sono, ma a un certo punto ti viene data una nuova opportunità, se tu vivi questa esperienza interiore, questo crea in te amore, cioè crea in te gratitudine, cambia il tuo cuore. Se non c'è questo cambiamento del cuore, allora non c'è stato il perdono. Per capire bene questa cosa, tenete presente una parabola. Pietro parla e chiede a Gesù. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Famosissima, no? Ecco, allora, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Quindi stiamo parlando proprio del perdono nei confronti dei fratelli. Fino a sette volte è tanto. È tantissimo, no? 7 poi nella Bibbia è il numero della pienezza, quindi vuol dire già una... Cioè Pietro quando lo dice pensa che sta esagerando. Che lui dice fino a 7 volte, Gesù dice ma no Pietro, no dai, famo 3, ok? E invece no, Gesù gli dice non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. E poi gli spiega perché, e da questa parabola si capisce come funziona tutto. Per questo, a proposito di questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti.
10.000 talenti, un talento sono 35 kg, quindi 10.000 talenti sono 350.000 kg, cioè 350 tonnellate. Di un talento era una misura per i metalli preziosi, quindi con l'argento o l'oro. Quindi abbiamo, guarda, 350 tonnellate di argento, metti caso, o di oro. Cioè è una cifra spropositata, capito? Cioè arriva uno che gli deve 2.000 miliardi. Una cifra pazzesca. Come ha fatto a fare tutto sto debito nei confronti del re? Poiché costui non era in grado di restituire, ovviamente, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, perché così si faceva, no? E così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo, 100 denari sono 200 euro. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Perché c'entra col Padre nostro questa cosa? Perché chi è che perdona per primo nella parabola? Chi perdona per primo è il re. Il re perdona, cioè condona il debito del primo servo. Gliel'ha veramente condonato il debito. Ma siccome poi il servo non condona a sua volta il debito all'altro, il re gli toglie il perdono che già gli aveva dato. Cioè, Dio perdona per primo, è lui che ama per primo, ma se poi tu non perdoni, ti viene tolto il perdono. Per questo Gesù dice: perdonaci, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cioè io so che dal momento in cui sono entrato in questa nuova dinamica, in questa nuova relazione, in questa nuova realtà con te, le cose ora funzionano così, che siccome io l'ho ricevuto il perdono, questo perdono che io ho già ricevuto è un perdono che, se io non faccio passare da me all'altro, mi viene tolto. Non che non mi sia stato dato, mi è veramente stato dato, ma mi viene tolto. Cioè io posso perdere la grazia ricevuta. Posso perdere la grazia ricevuta. E perché questo tale non condona il debito all'altro? Perché non condona il debito all'altro? È molto semplice. Perché non ha capito quello che gli è successo. Non l'ha capito. Non si è sentito perdonato per niente. Anzi, ha pensato che gli fosse stata data una dilazione. Cioè ha pensato che il padrone gli avesse detto: va bene, dai su, ti do ancora un po' di tempo per restituire. E quindi è uscito e ha cominciato a esigere dagli altri. Invece no, era stato perdonato. Perché era stato perdonato? Gli doveva 350 tonnellate d'argento. Allora gli si butta davanti e dice: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Quanta pazienza ci deve avere uno perché tu gli restituisca 350 tonnellate d'argento? Finita, perché non ce la farai mai, non è possibile, cioè è un debito che non è possibile restituire, strutturalmente non si può ridare.
Per questo il padrone non gli dice: sì, dai, ti concedo una proroga. E il padrone gli dice: vabbè, sai che c'è? Facciamo che vivi da debitore condonato. Sei libero. Cancellato il tuo debito pazzesco. Tanto era talmente pazzesco che manco potevi pagarlo. Cancellato il debito. Ma questo non l'ha capito. Non ha capito di essere stato condonato, di essere stato liberato da questo fardello enorme. Per questo esce, e quando l'altro gli dice: abbi pazienza con me, ti restituirò, e 200 denari veramente glieli poteva restituire, lui non ci sta. E infatti gli dice: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato, cioè non te l'ho condonato il debito solo perché tu me l'hai chiesto. E non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E allora gli toglie il condono, lo dà in mano agli aguzzini, finché non restituisce tutto quanto. Allora, vedete, ci sono due modi di vivere. C'è il modo di vivere di Cristo, che è il modo di vivere da peccatore perdonato. Da uno che sa di essere stato liberato, salvato. Come nell'Antico Testamento vi dicevo, la legge del Giubileo, la legge della remissione dei peccati era legata: ricordatevi che siete stati schiavi e siete stati liberati. Allora, se tu hai vissuto dentro di te il perdono ricevuto, se tu sei stato appunto sollevato dal peso del tuo debito, se tu hai vissuto una riconciliazione laddove tu avevi fatto solo casino, hai ricevuto una nuova possibilità, una vita nuova quando eri morto, qualcuno che ti è venuto a cercare quando eri perduto, qualcuno che ti ha teso la mano quando tu non ne volevi sapere, qualcuno che ti ha appunto, che ha fatto il primo passo verso di te per tornare tuo amico e per offrirti di nuovo la relazione quando tu non la... Ecco, se tu ti rendi conto di quello che hai vissuto, cioè fai la stessa esperienza di Davide che dice: io ho peccato e quindi io sono stato perdonato, allora il tuo cuore cambia come quello della peccatrice perdonata. Il tuo cuore diventa un cuore grato, cambia, prende un'altra logica. Non sei più nella logica del dare, avere ciò che devo o ciò che gli altri mi devono, perché questa logica è stata completamente azzerata da quello che hai ricevuto. Ormai sei nella logica del dono, che è un'altra logica. E per questo la relazione con gli altri funziona secondo quest'altra logica. Se la relazione con gli altri non funziona secondo quest'altra logica, ma ancora stai facendo i conti con gli altri, vuol dire che non hai capito quello che ti è successo. Pensi che ancora Dio stia facendo i conti con te, e non è vero. Sono finiti da tempo i conti con Dio. Non c'hai più il problema dei tuoi peccati. Non ce l'hai più questo problema. Perché questo problema se l'è preso Cristo, è diventato un problema suo, non è più un problema tuo. Se ne occupa Lui dei tuoi peccati. Tu c'hai altro a cui pensare, cioè devi pensare ad amare. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cosa stiamo chiedendo in fondo al Signore? Gli stiamo chiedendo: Signore, noi sappiamo che Tu già ci hai fatto vivere l'esperienza del perdono, però faccela capire un po' meglio l'esperienza del perdono, perché a volte ci sfugge. Cioè, facci vedere con verità il nostro male dal quale Tu ci hai perdonato. Perché Dio fa così: Dio ti fa vedere il tuo peccato e il suo perdono. Cioè ti fa vedere il male e ti consola del male, non ti accusa. Quando ti fa vedere una cavolata che hai fatto, un atteggiamento sbagliato, una cosa, te lo fa sempre vedere accompagnato dalla sua misericordia. Per questo il segno cristiano del vedere il proprio male è il segno delle lacrime, il dono spirituale delle lacrime, il pentimento, il penthos, dicono i padri orientali. Cioè, quando tu senti il tuo male, il tuo peccato, e sai che Dio ha misericordia di te, sai che Dio ti aiuta a ricominciare, ti dà una nuova opportunità. Per questo Davide scrive quel salmo bellissimo e comincia: pietà di me, oh Dio, nella tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato, liberami di tutte le mie colpe, salvami dal mio peccato, no? E dammi un cuore nuovo,
Perché Davide vede il suo peccato e vede la misericordia di Dio, vede che gli viene data una nuova occasione. Allora, quando diciamo rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, stiamo dicendo dacci un cuore nuovo, cioè un cuore che vede il nostro male, che non è stordito dalle cose, ma che ha la verità dei propri atti, vede il male e vede il perdono dei peccati. Quindi dammi un'altra logica. Dammi un cuore nuovo che non fa più i conti con gli altri, che non recrimina più, che non sta più a dire tu mi dovevi fare questo e non me l'hai fatto, tu avresti dovuto volermi bene, tu avresti dovuto trattarmi così e tu non avresti dovuto dirmi questa parola. Finito, cancellato, tutto azzerato. Si ricomincia, no? Un nuovo sguardo sulle relazioni, sugli altri, un nuovo sguardo sulla vita. Ecco, un cuore nuovo. E per questo diciamo a Dio: regolati, Signore, con noi come ci regoliamo noi. Perché questa è una legge della vita spirituale. Proprio perché se tu sei stato perdonato, il cuore ti cambia veramente. E allora il perdono di Dio lo ricevi nella misura in cui lo dai. Sembra il contrario, ma è proprio così. È come diciamo l'acqua, che per, sapete, l'acqua per rimanere fresca, per rimanere pulita, deve essere un'acqua che scorre. Perché se l'acqua invece si blocca, si stagna, dopo un po' si rovina, no? Appunto si produce una serie di cose sgradevoli. Ecco, così funziona il perdono dei peccati. Veramente arriva anzitutto da Dio. Veramente è Dio quello che ci dà in Gesù una nuova vita, una nuova possibilità, la liberazione, la remissione di tutti i nostri peccati. Ma passando attraverso di noi, questa cosa o diventa vera dentro di noi e diventa anche il nostro cuore nei confronti degli altri, oppure finisce, muore, ci viene, nella parabola ci viene tolta, cioè appunto perde la sua efficacia. Quindi è vero che nella misura in cui tu ragioni come Dio e perdoni, ti sperimenti sempre di più amato da Dio, perdonato da Dio. Cioè le due cose sono collegate, è come un cerchio vizioso nella durezza o virtuoso nell'amore. E come si fa a perdonare? Appunto, come si fa a perdonare? Grande domanda, no? Perché quando... Ma devo dire che a me personalmente stupisce molto di più l'essere perdonati. Cioè, e com'è possibile che uno mi perdona? Mi chiedo sempre, per esempio, c'è un mio amico al quale una volta ho fatto una cosa che, madonna mia, se ci ripenso, dico, ma come ho fatto a fare quella cosa proprio? Eppure questo mi è ancora amico. Cioè, ogni volta lo guardo e dico... Ma perché mi ancora, cioè perché mi vuole così bene che ancora mio amico mi ha perdonato da... Sì, perché poi tu puoi anche scusare l'altro, capire le cose, poi però se uno ti ha fatto male, ti ha fatto male. Allora ricominciare la relazione, perdonare, che abbiamo detto è tornare nella relazione e riconciliarsi, vi invito anzitutto a pensare alle volte in cui siete stati perdonati da qualcuno, e quello è il sacramento, potremmo dire, il segno vero del fatto che Dio ci perdona. Perché avvenga il perdono, perché avvenga veramente il perdono, c'è bisogno di due persone. Il perdono non è una cosa che tu puoi fare da solo. Tu da solo puoi fare la remissione della colpa. Cioè tu puoi decidere di condonare a un altro il suo debito verso di te. Questo ti odia, ti ha fatto tutto il male possibile, ti ha rubato, e tu decidi, con la grazia di Dio, di non avercela con lui, di non vendicarti, anzi di essere aperto a tornare in relazione con lui. Ma se lui non torna, non c'è il perdono nel senso pieno, cioè non si ristabilisce la relazione. Perché se il perdono è ristabilire la relazione, bisogna essere in due, no?
Non basta uno. E infatti pensate a come avviene il nostro perdono con Dio. Paolo dice: lasciatevi, abbiamo letto prima, vi scongiuriamo, lasciatevi riconciliare con Dio. Cioè Dio fa la remissione dei debiti, ma tu pure devi fare qualcosa. Che devi fare? Devi dire: ho peccato, ho sbagliato, per favore perdonami. Mi lascio riconciliare con Dio, cioè accetto il perdono. Non è facile accettare il perdono, perché per accettare il perdono devi ammettere di aver sbagliato, come dicevamo prima nel caso di Davide, cioè devi riconoscere la tua colpa e chiedere il perdono. Se no, il perdono non si chiude. Allora, se tu ami il tuo nemico, stai amando il tuo nemico. Ma se lui non viene e ti dice: senti, dai, facciamo pace, oppure ti fa capire che vuole ritornare amico, il perdono non funziona. Cioè, non riducetelo al non avercela con gli altri, alla disponibilità a perdonare. Non è quello che ha fatto Cristo. Cristo non solo ci ha dato la remissione dei peccati, cioè appunto da parte del Padre il condono di ogni colpa, ma poi c'è anche da parte nostra l'accettarlo questo e il ricevere il perdono, entrare in Cristo, essere lavati. Pensate proprio alla confessione, si capisce molto bene se uno guarda come è fatto il sacramento della confessione. Tu vai davanti al prete e gli dici i tuoi peccati. Se tu non gli dici i tuoi peccati, lui non ti può dare la soluzione, perché non c'è niente, c'è la materia del sacramento, no? Allora, il pentimento, Luca 17, nella terza facciata: se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te e 7 volte ritornerà a te dicendo: sono pentito, tu gli perdonerai. Vedete, se lui torna e dice: sono pentito, tu gli perdonerai. Se lui non torna, tu puoi rimanere là disposto a perdonare quanto ti pare, ma lui non è tornato. E il punto nella vita non è non avercela con nessuno. Il punto nella vita è avere dei fratelli, è amare. Allora, sappiate che il perdono, per essere completo, ha bisogno di tutte e due le persone e ha bisogno della verità. Senza verità non c'è perdono. Perdono non è solo che nel mio amore infinito faccio finta che tu non hai fatto niente. Questo non è il perdono. Perché ci sia il perdono, l'altro deve sapere esattamente cosa ha fatto. Infatti Gesù dice: se tuo fratello fa una colpa contro di te, rimproveralo. Digliela la colpa, digli: oh, ma hai fatto male. Perché se no lui non potrà. Se no lui non potrà tornare indietro, no? Quando l'altro per orgoglio non ammette di aver sbagliato e non chiede scusa o perdona all'altro. E non ci può essere il perdono. Perché se io per orgoglio, per questo dico, essere perdonati non è facile. Bisogna appunto ammettere di essere fallibili, ammettere di aver di fatto fallito, cioè di aver di fatto sbagliato, ammettere di aver fatto soffrire un altro e chiedergli umilmente perdono. Cioè, è tanto. Cioè, vuol dire che c'hai il cuore nuovo. La dinamica, la vita nuova in Cristo è quella di chi sa di essere peccatore, quindi sa di poter fare male agli altri veramente e quindi chiede perdono agli altri ed è disposto a perdonare. Appunto, vive in un'altra logica. Non è l'illuso che pensa di essere buono, al massimo di fare qualche erroruccio, e quindi vive facendo i conti con gli altri, ciò che ho fatto io, ciò che non ho fatto io. Vi ricordate nel Vangelo Gesù fa l'immagine del fariseo e il pubblicano che salgono al Tempio. Il fariseo sale al Tempio e dice: io ho fatto questo, 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 grazie a Dio che ho fatto tutte queste cose, sono bravissimo, no? Il pubblicano sta in fondo al Tempio e dice: abbi misericordia di me. Io vi dico, il pubblicano esce dal Tempio giustificato, cioè riconciliato, il fariseo no. Perché? Ma non perché il fariseo non sia meglio del pubblicano, ma certo che è meglio del pubblicano il fariseo, è molto più bravo, ma c'ha il cuore da un'altra parte, ha il cuore nel dare avere, nei miei meriti, nei miei demeriti. Non è questo. È molto chiara, e concludo,
da questo punto di vista, la parabola del figlio il prodigo, che, su cui torniamo un'altra volta. Il figlio minore, che potremmo dire è l'immagine del peccato che si allontana dalla casa del padre, torna alla casa del padre, e anche se non torna perché ha riconosciuto il suo errore, perché non ha capito bene, però ciò nonostante torna, perché c'ha fame. Quindi il fatto già di tornare, anche se non ha capito che cosa è successo, anche se non torna perché dice sì, lo so, ho fatto soffrire papà, quanto mi dispiace, ho capito che ho sbagliato, torno, non torna così, torna perché c'ha fame, però almeno torna. E il papà infatti gli corre incontro da casa per abbracciarlo. Che deve succedere perché veramente ci sia il perdono? Deve succedere che il figlio si fa commuovere dall'amore del papà e dice: ma sì, ma in fondo ho fatto proprio una cavolata andarmene di casa, non perché sono rimasto senza mangiare, ma perché papà mi vuole così bene e io pure gli voglio bene a papà e mi dispiace di averlo fatto soffrire e d'ora in poi sarò un figlio. Non lo sappiamo se succede questa cosa, perché la parabola resta aperta. Dall'altra parte c'è il figlio maggiore che non entra a casa, non entra nella festa, il padre esce di casa, gli va incontro e lo prega di tornare. E il figlio maggiore ha lo stesso atteggiamento del fariseo Simone che abbiamo visto prima, cioè che guarda il figlio minore e dice: ma guarda sta cosa, ecco, cioè ragiona con i conti, no? Ragiona con una giustizia puramente umana, ciò che hai fatto non hai fatto, ciò che dovevi, ciò che non dovevi. E il padre gli dice: ma guarda che le cose stanno su un altro piano. Perché il fratello maggiore gli dice: questo tuo figlio che ha speso tutti i soldi con le prostitute, adesso tu gli hai dato il vitello grasso. E lui gli dice: ma dovevamo far festa, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Cioè, sai qual è il problema? Che questo per te non era tuo fratello, cioè che tu non gli vuoi bene, perché se veramente fosse stato tuo fratello nel cuore, tu avresti gioito del fatto che è tornato, e invece no. Allora, quando chiediamo al Signore: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, gli stiamo chiedendo: dacci un cuore da fratelli, dacci un cuore nuovo, da figli perdonati e da fratelli, perché possiamo vivere nella gratitudine del perdono ricevuto per il peccato visto e confessato, e nella gioia di avere anche noi l'opportunità di perdonare a un altro, un'opportunità di assomigliare a Cristo liberamente, cioè scegliere di assomigliare a Cristo, di prendere su di sé il male che un altro ci fa e non rispondere al male col male, ma anzi rispondere al male con il perdono, con l'amore, con il bene, cioè essere il corpo di Cristo, essere l'immagine, misericordiosi come misericordioso il Padre.